Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight. Siamo nel numero 15 di Fatal Bullet e sì, siamo tornati su Fatal Bullet. Sembra strano ma siamo di nuovo qui con l'episodio 15 ed è l'ultimo dungeon della foresta, quello che ci serve per prendere la terza chiave e ultima chiave, quindi per la Flugel. Beh, dovete sapere che in questo video andremo a vedere un pochino di cose rognose, tra cui il boss di questo dungeon che è stato uno dei più frustranti che io abbia mai affrontato, devo dire. E per il resto, beh, mi sono un po' ripreso da il Weekend Castle, anche se spero che la mia voce non suoni troppo strana, perché sono anche un po' raffreddato, insomma, mi ha devastato il Weekend Castle, però l'importante è che siamo arrivati alla vetta. Poi nei prossimi episodi di Memory of the Frag andremo a vedere il nuovo banner, vedremo, non lo so, qualche altra roba, qualche altra cosa spiziosa, magari qualche scout, chi lo sa. Per ora invece rimaniamo qui su Fatal Bullet. Come si prospetta questo dungeon? Innanzitutto l'entrata è disseminata di cecchini, quindi mi raccomando fate con calma, perché i cecchini vi buttano giù, vi sciottano, non c'è niente da fare, quindi andate davvero con calma. Dopodiché avanzate per un bel po' e adesso vi trovate di fronte al punto cardine del dungeon. Questo è il punto più importante del dungeon. Come? Il punto più importante? Qua io vedo solo un po' di terreno, due scale, che cosa vuol dire sta roba? In questo punto, signori, avete una biforcazione. Dovete ricordarvi, mi raccomando, questa biforcazione per dopo, perché servirà tantissimo. Qual è la cosa più importante? Quindi esplorare entrambe le strade. Ovviamente una biforcazione, quindi dovete andare sia a sinistra che a destra. Quindi mi raccomando, è importantissimo ai fini del dungeon ricordarsi questo punto, perché poi dovrete tornare indietro ogni volta che, insomma, eseguite una scelta. Bene, quindi facciamo un po' di pulizia prima di passare, perché giustamente non possiamo andare con tutti i mostri così. E mi raccomando, ancora una volta, ricordatevi questo punto, perché la stanza del boss, l'ultima stanza, è bloccata da due, diciamo, interruttori, una porta blindata, a due switch, due interruttori per attivarla. Qui dovete andare in entrambe le strade, attivare gli switch e poi siete arrivati quindi alla porta del boss. È per questo che è importantissimo questa biforcazione, perché poi dovete comunque ritornare indietro per attivare quindi poi l'altro interruttore in base a quale strada avete scelto per prima. Allora, l'interruttore più vicino è sulla strada a destra, quindi prima di tutto andremo a vedere la strada a destra, quella più veloce. Quindi entrate nella strada a destra e avete subito da affrontare una specie di Gundam, un bel robottone. Voi adesso affrontate questo robottone, lo buttate giù e si apre quindi la porta dietro il robottone, che vi dà quindi l'interruttore, il primo dei due interruttori per la stanza del boss. Quindi fin qui niente di complicato, davvero tranquilla come faccenda, quindi questo è quanto. Invece nella parte sinistra vedremo che è un pochino più complicato, ci saranno un pochino di cose da ingegnarsi, ci sono anche delle cose che mi hanno davvero infastidito, quindi ne parleremo anche. Per quanto riguarda Bel Gundam, come al solito il critico da dietro, quindi io vado lì, provo sempre a fare gli sgambetti, provo a fare, non so, le capriole sotto le gambe. Mamma mia, è un devasto. Comunque l'abbiamo buttato giù, dai. Anche se mi dà un fastidio tremendo questo Gundam, in qualche modo è crepato, va bene così. Bene, quindi avanziamo, quindi come vi ho detto si apre la porta per il primo interruttore, lo attivate, sarà tutto a posto. Questa è la prima parte, semplice, tranquilla, perfetto. Ora tornate indietro alla biforcazione, tornate indietro e andate nella parte a sinistra. Bene, cosa vi aspetta nella parte a sinistra? Prima di tutto questi cristalli sono dei Named Monster, cos'è un Named Monster, anche quello non mi ricordo neanche più. Comunque belli grossi. Diciamo che qui però il vantaggio è stato che stando sospesi nel nulla, ogni volta che li buttate a terra, quindi che cadono, muoiono in automatico. Cioè praticamente un debuff, insomma uno status dei mostri, che se li colpite in maniera eccessiva, boh, almeno così mi è sembrato, comunque una percentuale, non è una cosa sicura, una probabilità, cadono a terra, proprio hanno lo status di proprio storditi, non so, cadono a terra, essendo che qui è tutto praticamente il vuoto, il nulla là sotto, come i cristalli cadono giù, boom, morti. Qui davvero comodissimo, almeno ci si sbriga, anche perché vi assicuro che tutti quei colpi, che peraltro sono stordenti, sono fastidiosissimi. Vi conviene proprio non avanzare, cioè proprio stare lì fermi, tranquilli, e spararli da quella specie di balcone, senza procedere oltre, finché non li avete uccisi. Così proprio tranquillamente, senza problemi, e siamo tutti a pace. Cristallini aspettano solo voi per essere sterminati, quindi davvero non vi preoccupate.
Però ovviamente dopo i cristallini iniziano ad esserci un pochino di mostri in più. Questa era abbastanza tranquilla, come vi ho detto. Sono un po' grossi i cristalli, ma niente di tremendo. Quindi fate pulizia, è perfetto, andate avanti. Andando avanti adesso arriverete a questo punto. Avete quindi un bel po' di mostri e avete una specie di discesa, una scaletta che scende. E qui arriva il pezzo più importante in assoluto, mi raccomando. Perché cosa succede dopo questo step? Oltre al fatto che è pieno di mostri, quindi state attenti. Io qui vedete che non esco neanche dalla porta, sto proprio indietro. Perché è pieno di automati, di droni, non si capisce niente. Quindi davvero la cosa migliore è stare dietro la porta e spararli con calma. Infatti vedete che Asuna qui va a farsi trucidare praticamente. Esce dalla porta e la devastano. Io invece rimango bello tranquillo dietro, me la faccio con comodo. Non c'è problema, piano piano, uno a uno che passano dalla porta e siamo a posto. Era anche un po' la strategia pilastro, no, dei 300, no? Che si erano praticamente bloccati dentro una specie di gola. E quindi anche se l'esercito persiano era immenso, dovevano per forza passare in questa gola. E quindi loro, anche se erano numericamente inferiori, riuscivano più o meno a bloccarli. Poi è ovvio che è il più o meno, perché insomma non è che la superiorità numerica si può distruggere solo con un pochino di territorio. Cioè se sono troppo superiori prima o poi vi sfondano. Non c'è davvero da fare. Però qui ce la fate con calma, quindi non c'è problema. Però attenzione, adesso finiti questi mostri avete due scelte. Primo, andare avanti. Il secondo è girare sulla destra. Avete una cassa, ma la cosa più strana e assurda, io vi giuro che mi sono davvero arrabbiato quando l'ho scoperto, è che vedete che c'è un esplosivo là per terra, una trappola esplosiva, e no, in realtà è un teletrasporto. Io vi giuro, ero furioso, ero furibondo. La prima volta che ho fatto questo dungeon ho girato per mezz'ora, tre quarti d'ora, cercando questo maledetto interruttore. E cosa vado a scoprire poi online attraverso una guida? Che c'era appunto quella trappola, che in realtà non era trappola. Fantastico. Comunque questi due Gundam ve li skippo un po' perché vi giuro che mi hanno preso un sacco di tempo. Come, diciamo, solo player, giocando da solo, sparargli dietro a entrambi era davvero difficilissimo. Perché ogni volta si giravano verso di me, quindi io dovevo praticamente fregarli in corsa. Ed era difficilissimo. Ovviamente con qualche eroina in più non avete problemi, però nel mio caso è stato un pochino lungo, quindi preferisco tagliarvelo senza stare ad angosciarvi con sti Gundam tutto il tempo. Comunque stavo dicendo, quella specie di trappola che in realtà è un teletrasporto, mi raccomando, fate attenzione, ricordatevi che è un teletrasporto, quindi andate e state lì fermi, perché vi giuro, quando l'ho scoperto, mi ero addirittura letto un articolo online su questa, insomma, situazione. E a quanto pare per, non so, scarsezza di design, non so, erano pigri, quello che volete, hanno semplicemente messo che quello era un teletrasporto con l'interfaccia della mina esplosiva. Quindi chi non lo sa, perché come diamine fai a saperlo, devi andarci per caso praticamente, o provi tutte le mine pensando che siano tutti teletrasporti, esplodi su 27 mine, poi l'unica buona, allora botti i teletrasporti. Altrimenti lo devi già sapere, quindi è assurdo, è assurda questa cosa, infatti ero davvero incazzato nero. Comunque attivate il secondo switch e andiamo quindi al boss, che come vi ho detto prima, basta continuare le scale dalla parte sinistra. Il boss, attenzione, è davvero frustrante, si chiama il Manhunter ed è praticamente la versione upgradata delle forbici sporche che abbiamo già visto nell'episodio 9. Come mai è così fastidioso? Vi rincorre fino all'inverosimile. Quindi qual è la strategia migliore? Beh, semplicemente correre attorno alla colonna. Dio benedica colonna Art Online. Quindi avete uno dei mostri più agguerriti, più feroci del gioco, che viene fottuto da una colonna. Incredibile. Oh, non l'avrei mai detto. Quanti episodi è che stiamo sfruttando le colonne? Boh, non lo so. Comunque, si gira attorno alla colonna, gli si spara. Ovviamente quando inizia a correre voi correte ancora di più. E vi consiglio di usare questa colonna qui perché avete anche quella specie di detriti lì vicino alla colonna. Quindi sembra che la colonna sia più grande, perché lui deve anche fare il giro attorno ai detriti. Mentre voi potete anche solo fare il salto, saltare sopra i detriti, siete a posto. Comunque, qual è il problema di questo Manhunter? Fosse stato così semplice, a posto, giravi la colonna e tutto bene, quel che finisce bene. Purtroppo il problema arriva a diverse fasi della vita. Quando entra nella barra gialla e quando entra nella barra rossa, lui evoca un minion. Un minion che sarebbe il delinquente, quella specie di golem di roccia, cioè
Non saprei neanche come chiamarlo, eh. È come lui, identico, solo che più piccolo e ovviamente marroncino, tipo di roccia, no? Sembra un po' del deserto. Comunque si chiama delinquente, o hooligan, non mi ricordo, uno di due. E vi rincorre anche quello come un dannato. Quindi diventa problematico perché poi avete non solo uno, ma due mostre a cui badare, che vi inseguono come uno slender. Se siete con delle eroine, potete ancora fregarvene perché siete quattro. Avete due mostri, due target, quindi vi targettano due alla volta e gli altri due sparano a ovviamente boss e mostriciattolo. Siete da soli? Beh, dovete correre. Correte come gli dannati. Prendete quindi tutto, baracca e burattini e correte. Perché nel gioco, appunto, in questa boss fight, vi aprono delle stanze in più man mano che appunto la sua vita ovviamente si modifica. Quindi passa dal giallo al rosso e così via. Quando la sua vita va al giallo, oltre a evocare quindi un minion, vi danno una stanza in più per correre. Cosa serve questa stanza per correre? Beh, semplicemente per dare distanza ai mostri, sia al mostro piccolino sia al boss. Quindi qual è la strategia fulcro da adesso in poi? Voi correte, gli distanziate per, non lo so, un bel po' di metri, poi dopo vi girate all'indietro e gli sparate. Però resta il fatto che dovete fare le maratone, cioè proprio correre come degli addannati, correre, correre, correre. Vedete, infatti qui ho corso tutto il corridoio indietro fino alla prima stanza e ancora dovevano arrivare. È arrivato per primo il minion e l'ho disintegrato. Quindi poi una volta che il minion è stato disintegrato, perché praticamente arriva, io gli sparo devastato. Per chi non sapesse la mia arma, l'avevo già detto nello scorso video, comunque il Lupus 2, a impulsi, quindi a raffica di 3 come fucile, sempre considerato fucile d'assalto in questo gioco, però vedete con un danno decisamente più elevato di un fucile automatico. Si è usato come arma singola. Quindi, boh, ucciso il minion, beh, si ricontinua la stessa identica cosa. Il giro torna alla colonna. Qui ovviamente perdonatemi perché, oltre al fatto che ero già abbastanza scazzato del fatto che mi ero messo a correre come un indemoniato, mi ero già fatto un bel po' di giri di colonna, eccetera, qui sbaglio pure un po' di cosette, però comunque riesco a sopravvivere, quindi va tutto bene. Va bene, sopravvivo. Quindi qui prendete e rifate il giro della colonna, cioè incredibile. Cioè voi in pratica fate il giro della colonna e gli sparate finché non cambia barra. Quando cambia barra correte avanti e indietro. Quando è ucciso il minion continuate a fare il giro della colonna. Questa è la boss fight. Incredibile, ma vabbè. È così. Bah, non lo so. Non so neanche se considerare queste strategie come una sorta di cosa legit. Cioè è legit perché in fondo ve lo permette il gioco. Ma lo trovo quasi squallido. Cioè non c'è un modo normale di affrontarlo al posto di fare i giri, correre come dei vigliacchi. Cioè io volevo sparargli dritto in faccia, lui mi sparava e magari io resistevo di più, non lo so, no. Infatti è l'ennesimo discorso per cui ormai Fatal Bullet un pochino ha perso interesse. Qui ovviamente continuo a correre, non vi preoccupate, io corro sempre, anche perché è andato all'ultima barra di vita, quindi c'è di nuovo il minion. Nell'ultima stanza fate attenzione perché c'è questa specie di balconcino dove dovete stare, però ovviamente il mostro non è scemo, quindi vi lancia la palla di fuoco lui e il minion se vi è vicino vi fa una specie di urlo stordente, quindi vi stordisce anche se non è proprio attaccato a voi. Quindi delle contromisure anche se non siete proprio per terra ce le hanno, quindi usatelo a vostro vantaggio il balconcino, ma adesso non pensate che sia la soluzione definitiva per questo boss, questo non è affatto la soluzione. Però comunque vedete che qui poi me la sono rischiata tantissimo. Il fatto di dover stare fermi qua è stata proprio una penalità atroce. Vedete che non faccio tempo neanche a provare a scappare, che già qua mi tolgono tutta la vita. Rimango proprio senza vita e quindi inizio a correre come un pazzo. Tipo, no, guarda, ciao, io me ne vado, me ne fuggo in Messico. Boh, e prendo e corro come un pazzo. Incredibile. Comunque stavo dicendo prima, e anche un po' questo è il motivo per cui ha perso un po' interesse questo gioco secondo me, oltre al fatto che i contenuti sono abbastanza limitati, fra un po' di episodi arriveremo alla fine, anche il gameplay in sé non ha questa via di mezzo del poter affrontare il boss ad armi pari, o siete svantaggiati e dovete correre come degli assatanati, oppure lo devastate in 30 secondi. Vabbè, comunque come procede qui poi la sfida finale? Beh, io continuo a correre, shotto sempre il minion. E poi sciotto anche il boss, è molto semplice. Dovete sempre, mi raccomando, procurarvi questa distanza di sicurezza. Una cosa di, non so, il codice della strada, di procurarsi distanza, no, fra una macchina e l'altra. Qui invece fra voi e il boss.
Comunque questo è quanto. Un po' di amarezza, beh, rimane sempre vedendo questi video, ve lo assicuro. E anche giocandoli, non solo vedendoli, anche giocandoli. Vi assicuro che anche giocandoli, quando ho finito la boss fight, ero più nervoso in sé che non felice. E questo è un po' quanto. Però non vi preoccupate, con calma arriveremo a finire anche Fatal Bullet. Mancano pochi episodi, appunto, ve l'ho detto. Quindi non vi angosciate, continuiamo. So già che è uscito il DLC, lo so, non l'ho ancora preso in realtà, quindi sono ancora in aspettativa, possiamo dire così. Ma comunque vedremo più avanti se trattarlo, ma per il resto finiremo la storia base, di sicuro, proprio 100%. Quindi mi raccomando, rimanete su Fatal Bullet, rimanete qui con me, perché vi aspetto nei prossimi episodi, e poi ovviamente anche su Memory the Frag, c'è anche ovviamente Memory the Frag da vedere. Quindi prossimo video aspettatevi Memory the Frag e poi ci vediamo con il numero 16 di Fatal Bullet più avanti. E non vi preoccupate, come vi ho detto, lo finiremo, senza pensieri. Anche loro, vedete che qui hanno bisogno di un leader, hanno bisogno di qualcuno che li guidi fino alla vittoria. Quindi non è che posso scapparmene, prima o poi la finiremo sto gioco, dai. Non vi preoccupate, tenete duro, soprattutto la mia bella Asuna, non ti abbandono, tranquilla. E ci vediamo quindi al prossimo episodio, The Dark Knight è tutto, ciao a tutti.